Il principe William cattura l'attenzione per alcuni gesti inusuali durante un evento, scatenando le illazioni dei fan reali. Non solo Throbbing the Color, al contrario di Kate Middleton che si è nuovamente ritirata nelle sue stanze, per il principe William c'è stato un altro giro di giostra sotto i riflettori, davanti ai flash dei fotografi e soprattutto anche davanti agli occhi di alcuni esperti del linguaggio del corpo. Durante la parata annuale del Garter Day, giorno giarrettiera, al castello di Windsor, l'erede al trono d'Inghilterra ha sorpreso molti con un gesto che, secondo uno studioso, non è in linea con il suo carattere abituale. Cosa rivela il comportamento di William? Il Garter Day è una celebrazione delle tradizioni cavalleresche e della storia del Regno Unito. È un evento di grande prestigio e solennità, che sottolinea il legame tra la monarchia britannica e le sue antiche origini. L'Ordine della Giarrettiera, Order of the Garter, fu fondato nel 1348 da Re Edoardo III ed è uno degli ordini cavallereschi più esclusivi al mondo e la sua membership è limitata a un numero molto ristretto di membri, che include la famiglia reale, alcuni membri di spicco della nobiltà britannica e personalità internazionali di grande rilievo. William, insieme al re Carlo e alla regina Camilla, ha partecipato alla cerimonia indossando la tradizionale lunga veste e il cappello piumato. L'evento, che attira centinaia di spettatori, è stato animato da un'atmosfera festosa con cesti da picnic e sedie da campeggio lungo il percorso della processione. Ad un certo punto, durante la sfilata, il principe William ha rivolto lo sguardo verso la zia Sophie, duchessa di Edimburgo, e il viceammiraglio Sir Tim Lawrence, marito della principessa Anna, regalando loro un sorriso. Questo momento è stato analizzato dall'esperto di linguaggio del corpo Darren Stanton, il quale ha dichiarato che l'espressione di William ha rivelato molto sui suoi sentimenti riguardo all'evento. Darren Stanton ha spiegato, William ha mostrato un genuino interesse per la cerimonia. Ha mantenuto un forte contatto visivo e ha esibito sorrisi autentici, coinvolgendo tutto il viso. Ha anche strizzato l'occhio alla telecamera e fatto un sorriso enorme, il che suggerisce che era di buon umore e non aveva paura di mostrarsi in uno stato d'animo giocoso e malizioso. Stanton ha aggiunto che questo comportamento dimostra quanto William si senta a suo agio in occasioni pubbliche come il Garter Day. Il fatto che sia in grado di comportarsi in modo così rilassato e giocoso significa che ha davvero trovato la sua strada e si sente completamente sicuro di sé. È chiaro che fosse felice di vedere così tante persone presenti per mostrare il loro sostegno a Windsor. In confronto, Stanton ha osservato un diverso approccio da parte del re Carlo. Il re e la regina stanno affrontando tutto con calma. Carlo appare solenne e concentrato, prendendo molto sul serio il suo ruolo di rappresentante dell'impresa. Anche se interagisce con Camilla mentre entrano, si mantiene focalizzato e non vuole distrarsi. Il suo contatto visivo è rimasto forte, con pochi momenti di rilassamento. Era molto consapevole di come si stava comportando. D'altra parte, Camilla è apparsa più rilassata e sorridente. I sorrisi di Camilla sono genuini e autentici, non sembrano forzati in alcun modo, ha detto ancora Stanton. Questo contrasto tra la solennità di Carlo e la rilassatezza di Camilla ha offerto una dinamica interessante durante l'evento.